Bentrovati sul canale, vi siete iscritti? Perché se non lo avete ancora fatto dovete farlo, giù tasto iscriviti, è gratis, mi raccomando, fatelo, facciamo crescere questa community. Ho il piacere davvero di confrontarmi ormai quotidianamente con voi, con le vostre opinioni fondamentali, commentate, interagite anche per avere un po' il polso della situazione rispetto a quella che è la pancia dei tifosi, o almeno quelli che hanno piacere a seguirmi rispetto alle varie vicende di casa Juventus. E dobbiamo inevitabilmente partire da un paio di giocatori importanti per la Juventus, almeno facendo riferimento all'ultima stagione. Vi racconto subito di Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic ha deciso di tagliarsi qualche giorno di vacanze perché il suo rientro era previsto per domenica su lunedì, ma il calciatore serbo sarà a Torino già nella giornata di giovedì per andare a sostenere le visite mediche al fine di ottenere l'idoneità sportiva venerdì mattina e allenarsi sin da subito agli ordini di Thiago Motta. Questo gli consentirà di partire per la Germania nella giornata di sabato. La Juventus trascorrerà dal 20 al 26 di luglio un mini ritiro in Germania all'interno del centro del quartier generale di Adidas. Poi il 26 ci sarà la prima amichevole di quest'estate, la prima amichevole con Thiago Motta in panchina a Norimberga contro il Norimberga. Cosa sta facendo Dusan Vlahovic? Dusan Vlahovic è a Ibiza. Nella prima agenda per l'estate aveva previsto di trascorrere una settimana a Belgrado, a casa, prima di rientrare a Torino. Non va più a Belgrado, in questo momento si sta allenando all'interno della villa a Ibiza, vista mare, sicuramente un ottimo scenario, però Dusan Vlahovic ormai da qualche giorno pensa solo ed esclusivamente agli allenamenti che sta facendo con un preparatore personale. Sta facendo davvero di tutto affinché possa ripresentarsi alla Continassa nella migliore condizione. D'altronde è reduce da un europeo piuttosto deludente. Devo dire che al di là delle prestazioni opache da parte dell'attaccante, tutta la Serbia non ha sicuramente brillato in questo europeo. Forse ci si aspettava qualcosa di più dalla squadra, in realtà insomma è stato abbastanza deludente l'approccio della Serbia all'europeo. Detto ciò, Dusan Vlahovic sta facendo in modo di ripresentarsi nella migliore condizione fisica e ovviamente mentale, finché possa immergersi sin da subito nel migliore dei modi dentro il mondo di Thiago Motta. Cambierà tanto per il numero 9 della Juventus, ma io credo in bene, perché poi stanno arrivando giocatori che insomma possono esaltarlo, soprattutto insomma i centrocampisti che sono già arrivati grazie al mercato di Cristiano Giuntoli, da Thuram a Douglas Luiz. Poi ovviamente il dirigente è ancora al lavoro per ottimizzare la rosa, per adeguarla alle idee di Thiago Motta. Dusan Vlahovic l'anno scorso, va detto, ha comunque segnato abbastanza, anche se la percezione è che possa crescere davvero tanto nel corso dei prossimi anni, e io credo con un allenatore come Thiago Motta possa performare davvero tantissimo. Se volete vi faccio questa provocazione, una domanda provocazione: secondo voi quanti gol farà Dusan Vlahovic il prossimo anno sotto la gestione di Thiago Motta? Rispondetemi se volete, perché insomma è un qualcosa di curioso, vorrei sapere la vostra opinione. Io credo Thiago Motta possa esaltare al massimo il centravanti serbo, e credo questo possa tornare anche utile alla Juventus, che tra l'altro deve in qualche modo gestire un contratto che prevede per la sua costruzione iniziale un ingaggio a salire, e quest'anno Dusan Vlahovic andrà a raggiungere la doppia cifra, guadagnerà poco più di 10 milioni. Questo insomma lo richiama anche ad un approccio di grandissima responsabilità, anche se il giocatore ha dato disponibilità a ridiscutere la struttura del contratto, trovare una condizione affinché il suo costo possa diventare più sostenibile per la Juventus. Tutti discorsi più che rispettabili, ma vanno trovate le condizioni, e io credo la Juventus voglia farlo anche con estrema calma. Credo a mercato chiuso proverà a
ridiscutere il contratto con Dusan Vlahovic, magari provare ad allungarlo abbassando così la quota d'ammortamento e anche ridistribuendo in maniera diversa il compenso. Vedremo. Per adesso ciò che conta è che il giocatore insomma torni concentrato, torni nella migliore condizione affinché sin da subito possa essere protagonista nella nuova Juve di Thiago Motta, che ovviamente punta tanto su Dusan Vlahovic. È inutile questo andarlo a sottolineare. Punta su Dusan Vlahovic, credo non punti su Federico Chiesa. Mi pare sempre più palese questa indicazione. Il giocatore azzurro si sposerà il 20, usufruirà di qualche giorno in più di vacanza, a differenza degli altri nazionali italiani che rientreranno sabato mattina e così parteciperanno anche loro al ritiro in Germania. Però, ecco, devo dire che la gestione di Chiesa mi pare più quella di un giocatore che non rientra nei piani del club, semplicemente perché Chiesa, come altri giocatori che sono fuori dal progetto, rientrerà nella settimana in cui la Juventus è in Germania e non raggiungerà i compagni in Germania, ma resterà alla Continassa a lavorare. Poi immagino non dovesse trovare subito una soluzione, Chiesa dovrebbe rientrare in gruppo e lavorare con Thiago Motta, però è un qualcosa che dobbiamo verificare in un secondo momento. Quello che insomma appare chiaro è che Federico Chiesa non sarà tra i presenti in Germania, ed è vero, ha qualche giorno in più di permesso, però avrebbe anche potuto raggiungere la squadra in Germania. Ciò non avverrà e quindi mi pare che i discorsi relativi alla sua separazione, più che probabile in questa estate, siano sempre più accreditati, ma semplicemente perché la Juventus non può permettersi di tenere Chiesa in organico senza il rinnovo. Lui rinnovasse, potrebbe anche rimanere alla Juventus, volendo anche con un rinnovo breve per un solo anno, ma la Juventus non può permettersi di perdere a zero Federico Chiesa, che è un giocatore importante sul quale la Juventus ha investito in totale 60 milioni tra prestito, riscatto e bonus. E quindi questa è la situazione. Federico Chiesa oggi o rinnova o è sul mercato e bisogna capire poi quali soluzioni possono presentarsi per lui. O le ipotesi italiane o magari all'estero, sperando che per lui possa presentarsi un'occasione per essere protagonista anche nella prossima Champions League. Vedremo, nei prossimi giorni dovremo chiaramente monitorare le tracce di mercato attorno a Federico Chiesa. Non vi parlo di Mathias Soulé in questo momento qua, in questo contenuto. Che ci sono in corso i lavori per definire il futuro del classe 2003 argentino. Mi pare ormai abbastanza chiaro, vi rimando tutti gli approfondimenti ai prossimi contenuti. Voglio invece parlarvi di un innesto importante all'interno della squadra mercato di Cristiano Giuntoli, perché è arrivato a Juventus Matteo Serra, direttamente dal Paris Saint-Germain. Ha fatto parte nella passata stagione della squadra scouting del club parigino, in passato ha già lavorato con Thiago Motta nella stagione in cui il tecnico è stato allo Spezia, perché era uno stretto collaboratore di Pecini, ed è sicuramente un innesto importante che andrà ad occuparsi alla Juventus di scouting internazionale. Di fatto sarà al rimando di Stefano Stefanelli, che andrà a coordinare l'area dello scouting, sarà anche il vice direttore sportivo, e nel concreto Serra andrà ad occupare quella casella che era rimasta vacante ormai da un po' di mesi, da quando è andato via Matteo Tognozzi, che insomma si occupava dello scouting internazionale della Juventus. È un innesto importante. Gli altri collaboratori di Cristiano Giuntoli li conoscete ormai bene, saranno ufficializzati nelle prossime ore. Stefano Stefanelli, come detto, sarà il vice direttore sportivo con responsabilità diretta sull'area scouting. Michele Sbravati sarà il responsabile del settore giovanile della Juventus. Giuseppe Pompilio lavora già da alcune settimane all'interno della Continassa da braccio operativo di Cristiano Giuntoli, come ha sempre fatto nella sua carriera, a parte nella passata stagione quando è stato bloccato da De Laurentiis al Napoli. Insomma, è una coppia che funziona, funziona tanto.
tanto e che si è ricomposta da un po' di tempo a questa parte ed è sicuramente la forza principale di Cristiano Giuntoli, che continua a portare avanti il mercato della Juventus affinché la squadra possa essere sempre più vicina alle indicazioni del tecnico di Thiago Motta, che a proposito sarà presentato giovedì alle 14. Se avete voglia, nei commenti datemi un po' di spunti rispetto a quello che vorreste sapere del nuovo allenatore bianconero. Io nel frattempo vi ringrazio, vi saluto e prima di salutarvi, come sempre, vi chiedo di iscrivervi al canale e anche di attivare la campanella delle notifiche.